Vincenzo De Marco risulta un intellettuale, un uomo pericoloso da isolare. Quindi noi con Vincenzo, con Mimmo Laghezza, che è un altro scrittore tarantino, con Alessandro Marescotti, con cui ho scritto la prefazione del libro Il mostro, versi di rabbia e amore, Alessandro Marescotti è lo storico presidente dell'associazione a cui facciamo tutto capo, PISLINK, Telematica per la Pace, che è la storica associazione ecopacifista che è costituita attualmente parte civile del maxi processo ambiente svenduto contro l'Ilva di Taranto, un grande processo che pone in causa i governi che si sono succeduti in questi anni senza esclusione di colpi, tanti politici di questo governo, di questo processo purtroppo non se ne parla, però è in questi mesi in atto.